Mister, siamo nella conferenza pre-gara, in realtà c'è ancora l'ultimo allenamento di stamattina da effettuare. Domani l'Ascoli sarà atteso da un impegno molto importante perché c'è un Venezia che non ha nulla a che vedere con la squadra affrontata in agosto in Coppa Italia, ma è una squadra vogliosa di raggiungere un risultato in casa dove fa più fatica rispetto alle trasferte. Assolutamente, il Venezia è una squadra secondo me molto forte. Io nella mia griglia l'ho messa al pari di Genoa, Cagliari e Parma come una delle quattro squadre che può giocarsi la Serie A diretta e che ha qualcosa secondo me nell'organico in più degli altri. Non dimentichiamo che questo organico è composto credo al 95% da tutti i calciatori che lo scorso anno giocavano in Serie A, e quelli che sono arrivati sono giocatori di altissimo livello. Penso a Cheryshev che insomma, ha fatto una carriera incredibile nel Valencia. Penso a Poyanpalo, spero di averlo pronunciato bene, è un giocatore che ha fatto tanti anni di Bundesliga e che si sta già dimostrando insomma, un giocatore importante nella nostra Serie B. Quindi è una rosa di altissimo livello, probabilmente ha avuto qualche difficoltà, però è una squadra molto forte, quindi aspettiamoci una partita tosta, difficile, è una squadra molto fisica, molto dinamica, e quindi sarà una partita fatta secondo me di tante battaglie, di tanti duelli, di tante contrasti, riconquiste, quindi dovremmo essere attenti, solidi, concentrati, insomma, come abbiamo fatto nelle ultime partite, senza fare minimamente un passo indietro, sentirci un attimo carini, bellini, perché sarebbe l'errore più grande che potremmo commettere. In casa Ascoli la parola d'ordine è continuità. Sì, continuità e spirito, perché credo che lo spirito ci ha portato la continuità. L'altra sera è stata una partita piena di sacrificio, piena di voglia di combattere, si vedevano tante maglie bianconere che si muovevano insieme all'unisono, c'era proprio uno spirito, un'anima, c'era voglia di fare risultato, c'era voglia di sacrificarsi per il compagno, c'era voglia di lottare su ogni pallone come se fosse l'ultimo, e questo credo che sia stato determinante poi per portare a casa la vittoria, perché non dimentichiamo, come ho detto, che ci sono tante squadre di altissimo livello, con giocatori forti, con rose che valgono sicuramente per gran parte insomma, di questo campionato l'alta classifica, e poi tutto viene determinato da episodi, da momenti, da situazioni. È un campionato dove un filotto positivo ti può portare in alto, ti può far crescere entusiasmo e autostima, un filotto negativo può invece al contrario metterti nelle parti basse, toglierti quella fiducia di cui una squadra ha bisogno, e quindi bisogna cercare assolutamente di trovare equilibrio e continuità nelle prestazioni, nello spirito e nei risultati. Come sta il capitano Dionisi? Come stanno Ciciretti e Bukel? Per quanto riguarda Ciciretti e Bukel, non sono convocati, al pari ovviamente dei lungodegenti Leali, Ignaurè. E speriamo la prossima settimana di riaverli in gruppo, anche insomma se mancano dal lavoro con la squadra da un po'. Per quanto riguarda Dionisi, altri due o tre giocatori, ci teniamo le ultime ore, la seduta di stamattina, per fare delle valutazioni, per capire se hanno recuperato e se sono in condizioni insomma di poter far parte della partita, e nell'eventualità poi valuteremo insomma il come. Al di là di alcune defezioni obbligatorie, mi riferisco a Falasco squalificato, in linea di massima squadra che vince non si cambia? Ma credo che sia adesso un gruppo che vince, non sono gli 11. L'altra sera sono entrati i giocatori che poi hanno fatto la differenza, perché Mendes con il gol, ma è entrato benissimo Falserano, è entrato benissimo Bellucci, è entrato benissimo Giovane, e in questo momento chiunque entra porta veramente tanto di suo e ci dà una grande mano, quindi non sono gli 11 o non sono i 16, è un gruppo intero che spinge, che ha voglia, che è unito, che è compatto, e quindi credo che chiunque scenderà in campo, sia gli 11 titolari, sia chi dovesse entrare, insomma, si sono dimostrati nelle partite con l'atteggiamento così titolari a tutti gli effetti, quindi non ci sono dei rincalzi o dei sostituti, ma ci sono dei titolari che vengono scelti e dei titolari che subentrano, quindi non mi preoccupa questo, anzi, credo, come ho detto tante volte, che a volte le difficoltà, le defezioni siano un'opportunità
per poter avere un po' più di spazio. È successo in Coppa Italia, no? Dove magari alcuni giocatori che avevano giocato un po' meno o non avevano giocato, penso a Tabkar, no? Che invece hanno dato delle risposte importanti, quindi segno che il gruppo è coeso, sta lavorando bene, che tutti si sentono protagonisti, e questo credo che sia importante. Grazie. Grazie a voi.